Isola dei Famosi, chi sarà l'eliminata tra la Cipriani, Nadia e l'extronista? Anticipazioni, terza puntata dell'edizione 2018 dell'Isola dei Famosi condotta da Alessia Marcuzzi. Questa sera in prima serata su Canale 5 va in onda la terza puntata dell'edizione 2018 dell'Isola dei Famosi, il reality show di Mediaset condotto dalla conduttrice romana Alessia Marcuzzi e dall'inviato in Honduras Stefano De Martino, con in studio presenti gli opinionisti Mara Venieri e il vincitore della seconda edizione del Grande Fratello VIP Daniele Bossari. Questa settimana, sono al televoto Nadia Rinaldi, l'ex tronista di Uomini e Donne Rosa Perrotta e l'ex pupa Francesca Cipriani. Ad unirsi al gruppo, il nuovo arrivato Francesco Barbato, uno dei nominati di questa settimana per essere stato scoperto sull'isola dei Teor. Chi verrà eliminata tra l'ex pupa, l'ex tronista e l'attrice romana? Questa settimana, il televoto è molto acceso e fino a questo momento il pubblico è molto diviso e soprattutto indeciso su chi mandare a casa. Chi dovrà lasciare l'Honduras tra l'ex tronista napoletana, l'attrice cinquantenne romana e la showgirl abruzzese? Lo scopriremo questa sera in prima serata su Canale 5. Intanto, dopo un addio burrascoso, che ha messo a dura prova tutti i naufraghi dell'isola, e dopo il ritiro della fashion blogger napoletana Chiara Nasti, sulle spiagge dell'Honduras è trascorsa un'altra settimana all'insegna della sopravvivenza e questa sera avremo modo di vedere come stanno i naufraghi dopo circa due settimane sulla Playa Cayo Coquinos. La terribile vita dei naufraghi sull'isola dei Teor. I mosquitos, così come il maltempo, stanno affliggendo i naufraghi di entrambe le isole in queste settimane, però sull'isola dei Teor la situazione è peggiore, con la natura, che sembra lo stia facendo di proposito a rendere meno ospitale l'isola. Sicuramente, l'isola dei Teor non è un hotel a 5 stelle, ma chi è approdato sull'isola dei Teor se la passa molto peggio, e a differenza di Francesca Cipriani, che ha già trascorso la settimana precedente su quest'isola, per tutti gli altri è una novità assoluta vivere in queste condizioni. Infatti, anche il coeso gruppo formato dal figlio d'arte Marco Ferri, dalla madre natura Paola Di Benedetto e dagli ex tronisti Rosa e Francesco Monte è costretto a fare i conti con la scarsità di igiene e di cibo sull'isola dei Teor. Inoltre, c'è da aggiungere che i quattro ragazzi hanno formato una sorta di alleanza, che sta attirando moltissime critiche da parte degli altri naufraghi dell'isola. Cosa che invece sull'isola dei Teor non è presente, in quanto l'atmosfera è molto più rilassata. Inoltre, i naufraghi privilegiati hanno vinto la prova ricompensa e sono stati premiati con il fuoco per accendere il braciere, quindi hanno finalmente potuto cucinare.